Cari amici dell'Archivio del Signor Santilio, bentornati ad una nuova puntata della Macchina del Tempo. E come forse avrete notato, vi porto in un altro mese, ma soprattutto in un altro anno, il 2008. Partiremo da gennaio 2008. E questa è una decisione che non è quella che avevo preso un po' di tempo fa, parlo di tantissimi anni fa ormai, da quando iniziai questa rubrica, perché per me il retro gaming era qualcosa che terminava, e qualcosa che termina, con PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, quella generazione là. Per quale motivo? Perché dalla fine di questa generazione in avanti sono cambiate veramente tante cose, tutte quante insieme. Penso all'introduzione di internet su tutte le piattaforme, tutte connesse a internet, quindi tanti giochi con multiplayer locale, tanti nuovi modi di interagire, tanti nuovi tipi di controller, penso soprattutto al Wiimote della Wii, ma in realtà anche i touchscreen dei cellulari che cominciavano a essere smartphone, appunto, quindi con il mobile gaming anche che è entrato in maniera molto più massiccia nelle abitudini dei giocatori di tutto il mondo. E quindi ho detto, vabbè, tracciamo qui il confine. E io credo ancora che il retro gaming termini lì. Da lì è cambiato tutto, appunto. Però questo non è un canale soltanto dedicato al retro gaming. Sono passati comunque tantissimi anni dal 2008. Nel momento in cui registro questo video sono passati 16 anni. Veramente tantissimo. E quindi anche giusto parlare comunque di storia del videogioco. Ormai il 2008 è lontano. Possiamo parlare di storia del videogioco per quello che succedeva nel 2008, che è un anno straordinariamente interessante come tutti gli anni. Io non sono tra quelli che credono che questi cambiamenti che poi sono intervenuti nella vita dei videogiocatori siano stati peggiorativi. No, non lo credo affatto. Penso che il videogaming oggi ancora sia bellissimo e per tanti versi migliore di quello del passato, ovviamente con tante meno cose da scoprire forse. C'è meno spirito pionieristico, però è comunque molto bello, c'è tanta qualità. Quindi non sono spaventato dal 2008 per queste ragioni. Non lo volevo trattare per altri motivi, perché magari il canale lo volevo identificare solo con il retro gaming. Tra l'altro, se ci pensiamo, sono passati 16 anni da questo momento in cui registro, dicevo, dal 2008. E quando io cominciai a interessarmi di retro gaming, questa cosa è veramente ridicola, era il 97-98 e si parlava già di retro gaming. C'era il famoso sito italiano retrogaming.it che, se non ricordo male, era di primi anni 2000, il che vuol dire che gli anni d'oro dell'Amiga erano distanti 7-8 anni, neanche. Quando ho cominciato io erano passati 4 anni da quando avevo venduto l'Amiga, parlavamo di retro gaming. Space Invaders, quando ho iniziato io nel 97, era uscito da ma neanche 20 anni, da 18 anni. Quindi si correva molto più veloce all'epoca, non si può fare il paragone con oggi, però gli anni sono passati, appunto. Comunque, detto questo, ci concentreremo sul PC in questa puntata del gennaio 2008. E vi do un po' di contesto. Il mercato del PC in questo periodo era disastroso. Era disastroso perché ci sono stati anni veramente duri per i personal computer, per i sistemi Windows, perché questo inizio di millennio era stato veramente funestato da una pirateria senza fine. Non sembrava vi fosse rimedio per questa roba qui. E non era da tanto che le aziende giapponesi, per esempio, o comunque sia che lavoravano soprattutto su console, cominciavano a portare i loro titoli anche su PC. Era veramente un progetto estremamente secondario quello della conversione PC, però si cominciava a vedere qualche cosa. E c'era anche da dire che in questo momento tecnologicamente il computer medio, il PC medio, faticava a stare dietro Xbox 360 e PlayStation 3. Quindi c'era da una parte la difficoltà di fare commercio con una pirateria così forte, dall'altra anche un certo costo tecnologico per poter gestire titoli molto complessi che comunque uscivano poco. E infatti, l'offerta ludica di questo mese è molto triste.
Premettiamo che gennaio è sempre un mese abbastanza così per quanto riguarda il videogaming, perché veniamo dalle abbuffate natalizie su computer, su console. A Natale escono i giochi più importanti, in realtà anche da ottobre-novembre cominciano già ad arrivare sui negozi, a prendere posto sugli scaffali i giochi più importanti. Quindi gennaio un po' meno, però vedremo che in realtà per console dei titoli interessanti di primo piano ci saranno anche questo mese, ma per PC questo non si verifica. È comunque interessante non è sempre sinonimo di bello, non è sempre sinonimo di divertente. Interessante anche solo studiare quella che era la situazione del tempo, e secondo me quella del PC di questo mese, di questi mesi, di questo anno è molto molto lo è, molto interessante. Insomma, ci sono tantissimi videogiochi piccoli, c'è il casual gaming, c'era già il DS sul mercato, il Nintendo DS, c'era la Wii, il vaso del casual gaming era stato scoperchiato e è venuto fuori di tutto. Non solo è venuto fuori di tutto, ma si è scoperto un mercato altamente profittevole dove ancora si credeva vi fossero delle nicchie da esplorare e che potevano essere ulteriormente profittevoli. Quindi vedremo anche in questa puntata come si tenta un po' di tutto, dal gioco delle cioccolate ad altra roba veramente, veramente casual. E anche in questo caso è un bene o un male? Bah, non lo sappiamo. Il punto è che da questo momento, come oggi, il videogaming si è sempre più stratificato. Quindi non c'è un bene o un male, c'è un'offerta che si rivolge a tantissimi videogiocatori in più. Ci sono cose che prima non c'erano. Ci sono giochi che vendono molto, molto più dei titoli tradizionali, che non vengono neanche recensiti dalle riviste di settore, perché sembra che il pubblico non sia quello giusto, sembra che non sia neanche tanto un videogioco quello lì. In realtà è videogioco, anche questi casual game sono videogiochi. Solo che si faceva ancora un po' di resistenza ad accettare questo. Come sapete, io cerco di trattare tutti i titoli pubblicati nella mia macchina del tempo. In questo caso non li farò proprio tutti, perché questo è un momento in realtà che vede anche una elevatissima proliferazione di titoli in flash, browser game, che si fa fatica a tracciare e che in tantissimi casi sono, uso una parola che non mi piace usare, ma sono irrilevanti, tanti di essi, al punto che se molti sono stati completamente dimenticati, non c'è alcuna più traccia su internet, neanche i loro titoli. Quindi quella che vedrete in questa puntata è una lista di giochi non completa, che cerca di essere completa su quelle che sono le uscite più rilevanti, più documentabili, diciamo così. E quindi un'esperienza molto diversa questa macchina del tempo rispetto alle altre, proprio perché siamo passati dal retro gaming a una forma diversa di gaming, a una era diversa di gaming, anche se sono passati pochi anni. Buona visione. Potrebbe sembrare bizzarro partire da qualcosa come FarmBet, ma dovete capire che questo tipo di software andava forte in questo periodo. Realizzato dalla spagnola Espacio Informatico, è indirizzato probabilmente più a un pubblico di ragazzi, ma è tranquillamente godibile anche dagli adulti. Il giocatore viene sottoposto a 60 casi veterinari scritti con cura, con la consulenza di reali professionisti, e potranno riguardare uno tra i 10 animali presenti, tra cani, gatti, cavalli o galli. Bisognerà capire quali strumenti utilizzare e perché. Sicuramente un software curato e con un apprezzabile valore educativo. Qual è lo sport più insolito da trovare in videogioco? C5
Ci sarebbero sicuramente diversi candidati e possiamo dire con certezza che le freccette rientrerebbero tra questi. Eppure qualche gioco del genere è spuntato fuori nel corso delle generazioni videoludiche e lo fa anche questo mese con PDC World Championship Darts 2008 di Oxygen Interactive. Si tratta del primo episodio della serie per la nuova generazione, che anche nella sua versione PC conserva la grafica per Xbox 360, che è effettivamente buona, con una fedele rappresentazione dei campioni della disciplina. L'introduzione più rilevante rispetto al passato è la possibilità di sfidare degli avversari online, oltre a una serie di aggiustamenti nel gameplay. La sfida in prodotti del genere è nell'interesse a lungo termine e la Oxygen Interactive ha fatto il possibile cercando di trovare un sistema per rendere semplice il gameplay, ma duraturo per chi voleva diventare un giocatore perfetto. Il gioco ha ricevuto opinioni miste, ma un buon segno è che le migliori sono tra i fan delle freccette. L'originalità di un titolo come Katamari Damacy non passa inosservata e la sua esclusività al tempo per le piattaforme Sony era un problema per chi non aveva una PlayStation. Allora qui entra in gioco Dejoban Games, che sviluppa The Wonderful End of the World, stavolta un'esclusiva PC venduta per giunta a prezzo ridotto e che è più che ispirato ai Katamari. Il concept è identico, dovremo controllare in questo caso una marionetta che si muoverà in uno scenario collezionando oggetti che provvederanno anche ad alimentarla. Una volta raccolto il numero di oggetti richiesti, il livello può ritenersi completato. Sembra facile, ma non sempre lo è, e si può incappare in difficoltà impreviste. Il gioco si presenta bene graficamente, anche se non al livello dei Katamari, e lo stesso gameplay ne è un'imitazione low budget, ma di certo dignitosa. Di questi tempi, i giochi massive multiplayer online erano già lanciatissimi da anni. Sony aveva già investito in essi tempo addietro con EverQuest e stavolta ritorna con Pirates of the Burning Sea, passato successivamente nelle mani di altri publisher. Come il titolo suggerisce, questa è una storia di pirati e mari da solcare, ma il gameplay è vario e talvolta sofisticato. Innanzitutto ci si può godere il gioco in vari modi, dapprima scegliendo a quale fazione appartenere tra le quattro disponibili, compresa la possibilità di essere semplicemente pirati, poi decidendo se dedicarsi agli scontri contro altri giocatori, cercando la conquista di porti, dedicandosi al controllo dei mari, ed esistono anche missioni più solitarie per chi è meno avvezzo alla socializzazione. Un aspetto non trascurabile è anche la parte gestionale, tramite la quale è possibile ottenere risorse per costruire ed acquistare cose, ed espandere di conseguenza la propria influenza nel gioco. Pirates of the Burning Sea fu un successo anche se non clamoroso, e continua ad essere giocato su qualche server rimasto attivo. Ok, premettiamo che Barclay Shut Up and Jam Gaiden Chapter 1 non è un gioco commerciale, ma ha ricevuto un certo seguito. Chi seguiva le console a 16 bit potrebbe ricordare un gioco di street basketball con un nome simile con la star NBA Charles Barkley che ebbe una buona risonanza all'epoca. I Tales of Game Studio decidono di richiamare in ballo la stessa star, ma in qualcosa di profondamente diverso. Un JRPG realizzato con RPG Maker di matrice fantascientifica. Durante una partita in un futuro apocalittico, Barclay esegue una schiacciata devastante, la cui potenza causa morti tra gli spettatori, evento che sfocia nella creazione di servizi speciali di rimozione del basket dal mondo, che ha come boss Michael Jordan. Poco tempo dopo, un'altra super schiacciata crea milioni di morti. Il sospettato è Barclay, ed impersonandolo dovremo difenderci e salvare il mondo, incontrando altre star NBA. Ovviamente le licenze non sono state neppure prese in considerazione, ed ogni evento di gioco è delirio allo stato puro. A patto di apprezzare i JRPG, c'è dietro tutto questo un gioco effettivamente giocabile e persino con qualche buona idea di gameplay. Ne fu finanziato un seguito su Kickstarter, purtroppo persosi per strada.
Chocolatier era uscito solo da pochi mesi, ma alla Big Splash Games sembrava il caso di battere il ferro finché caldo, in considerazione del buon successo. Certo, vorrete sapere di cosa stiamo parlando. I giochi della serie Chocolatier sono fondamentalmente regionali, con l'inserimento di alcuni minigiochi per arricchire l'esperienza e donare varietà. Il secondo Chocolatier esce questo mese ed il suo titolo completo è Chocolatier 2 Secret Ingredients ed è ambientato negli anni 20, decenni più avanti rispetto al suo predecessore, ed infatti dovremo aiutare la nipote della protagonista originale. L'obiettivo sarà quello di mantenere in salute l'azienda di cioccolata, gestendone la parte finanziaria, la ricerca degli ingredienti e il loro acquisto, nonché la vendita dei prodotti. La produzione di cioccolatini, come anticipato, avverrà tramite minigiochi che qui sono più strutturati, grazie anche alla presenza di un numero superiore di ricette, che richiederanno azioni differenti. Un tycoon semplificato ma godibile. Monopoly. Certamente uno dei giochi da tavolo più importanti giocati nella storia intera. Non è un caso che abbia ricevuto una quantità sensazionale di trasposizioni videoludiche, che a volte hanno preso le forme più imprevedibili. Tra queste, Monopoly SpongeBob SquarePants Edition, che reca come protagonisti la celebre spugna marina ed il suo manipolo di buffi amici. Saranno essi le pedine selezionabili, ma lo stesso scenario conosciuto nel cartone animato andrà a sostituire le solite caselle del Monopoly. Esistono addirittura dei set di regole modificate per l'occasione, dedicate ai vari personaggi in modo da avere partite più varie, senza contare la presenza dei minigiochi. Ovviamente non si tratta di un acquisto dedicato ai fan del Monopoly, ma di una buona occasione per introdurlo magari ai più giovani, che gradiranno anche la simpatica grafica in 3D fedele al cartone. Il nome di Jonathan Soderstrom vi è noto? Nel 2008 era un ragazzo con una produttività spaventosa, capace di sfornare numerosi piccoli giochi all'anno ed in ognuno di essi provava a metterci un guizzo creativo. Un giorno diventerà l'autore di Hotline Miami, ma questo mese pubblica Psychosomnium, che per schema di controlli rientra nel genere dei platform game. Basta giocarci poco per capire che per avanzare nella sola ventina di schermate che lo compongono bisognerà accendere il cervello e ragionare, spostandolo quindi di diritto tra i platform puzzle, che al tempo non erano comuni come oggi. Il punto è che i vari puzzle sono illogici per design, quindi il giocatore deve tentare svariati approcci per carpire la dinamica e poi eseguire correttamente le azioni necessarie alla risoluzione. Un gioco corto ma considerato ben fatto e stimolante. Quale parte di The Sims preferivano i giocatori? Ognuno poteva avere la propria risposta, ma senza dubbio la parte di creazione ed arredamento della casa funzionava particolarmente bene ed era una di quelle caratteristiche in grado di intercettare ed intrattenere un pubblico trasversale anche oltre i soliti videogiocatori. Senza trascurare che si trattava anche di una fase molto creativa. Big Blue Bubble allora decide di estrapolarla dal contesto generale di The Sims e realizzare un videogioco dedicato ad essa chiamato Home Sweet Home. Il giocatore diventa una designer d'interni che ogni giorno incontrerà dei clienti. Ognuno di essi avrà le proprie preferenze, le proprie abitazioni e soprattutto il proprio budget. Avremo successo se riusciremo a comprendere appieno i loro gusti e renderemo bella la loro casa compatibilmente con la spesa che possono permettersi. Stimolante, vero? Ed in effetti Home Sweet Home ha avuto una buona accoglienza, al punto da arrivare in futuro anche su Wii. Ma è stato completamente ignorato dai siti di riferimento del gaming, forse non ancora in grado di capire l'importanza che avrebbero avuto queste categorie di giochi. Quello dei videogiochi è diventato proprio un bel business per Lego, che oltre a titoli basati su licenze di film rivisitate, ha spesso prodotto anche cose diverse. Lego Fever appartiene a quest'ultima categoria ed è rimasto un'esclusiva PC. Il gioco vede come protagonisti due personaggi Lego chiamati Harry e Jens, che come compito della loro esistenza hanno quello di sollevare gli umani dalla noia e lo faranno con gli iconici mattoncini.
Stavolta però non ci sarà da costruire nulla, ma nelle tre modalità di gioco bisognerà semplicemente organizzarli per permettere loro di raggiungere gli umani, dopodiché basterà toccarli per renderli istantaneamente felici. Una modalità, a dire il vero, è solo un puzzle, mentre le altre mantengono la componente rompicapo chiedendo al giocatore di organizzare dei percorsi sicuri verso gli umani coi mattoncini, in un caso anche con una componente di tempo. Semplice e simpatico, un gioco per tutti. World of Padman fu un piccolo evento all'interno dell'allora molto piccola comunità di gaming Linux. Si trattava di uno shooter multiplayer non molto diverso da un Quake 3 Arena, del resto deriva da una sua mod, ma vuoi anche per la scarsa varietà di titoli del genere sul sistema operativo, fu piuttosto giocato e questo mese arriva anche nella versione Windows. Decisamente peculiare la scelta del protagonista, che era un personaggio presente in un fumetto della rivista Mega Fan fino al 2001, che a diversi anni di distanza viene ripescato per farci un gioco. Le mappe presentano ambientazioni domestiche in cui i personaggi in miniatura si danno battaglia e ovviamente sono presenti più modalità di gioco. Non è presente il single player. Forse avete sentito più spesso il titolo di Train Simulator che di Rail Simulator, ma la denominazione originale di questa serie è la seconda. Su computer continua assiduamente la ricerca di nuovi generi sui quali monetizzare e gli sviluppatori cercano sempre più lontano dai videogiochi classici. La britannica Kuju Entertainment, grazie ai finanziamenti di Electronic Arts, trova il colpaccio proprio con Rail Simulator. Del resto, già in passato avevano avuto successo simulatori di treni, ma stavolta si spingono alla riproduzione di ben 4 percorsi ferroviari dalla lunghezza impressionante di circa 150 km ciascuno. La critica è rimasta molto sorpresa dalla qualità del prodotto e dalla sua capacità di creare dipendenza, con viaggi che anche in base alla difficoltà scelta possono essere piacevoli e rilassanti o frenetici e ansiogeni. Il pubblico poi lo ha premiato con ottime vendite. La serie di Savage è stata per distacco il lavoro più remunerativo dello sviluppatore Estu Games, oggi scomparso. Il primo gioco risale al 2003 ed i tempi erano più che maturi per piazzare un seguito, il cui titolo completo è Savage 2: A Tortured Soul. Il gameplay è davvero interessante e complesso. Si tratta di un cocktail di RTS, FPS e hack and slash in terza persona, in base alle azioni da compiere, e non manca neppure una significativa componente da RPG. È un multiplayer online in cui due squadre che possono essere composte anche da molti giocatori si danno battaglia, ma ognuno avrà ruoli specifici e le sue azioni saranno ricompensate da punti esperienza e soldi, che potranno essere utilizzati individualmente per acquistare oggetti o donati alla squadra che potrà acquistare edifici. Gli elementi da RPG si aprono e si chiudono all'interno della battaglia e nulla potrà essere portato in scontri seguenti. Fra i vari ruoli c'è anche quello del comandante che osserverà il campo di battaglia dall'alto, alla maniera degli RTS, ed avrà il controllo degli edifici che potranno avere diversi ruoli all'interno della strategia. Anche Savage 2 ha avuto ottime recensioni da parte di critica e giocatori ed è stato giocato a lungo. Ma sì, ribadiamolo ancora una volta quanto il mercato stesse cercando di conquistare nuovi giocatori. Del resto c'era il grande esempio della Wii e della sua pesca di clienti nel Blue Ocean, di chi non aveva mai giocato prima. GameLab allora ha questa idea. Di sicuro la moda ha una forte presa sul pubblico femminile, allora perché non fare un gioco sulla moda? La scelta fu quella di realizzare un puzzle game intitolato JoJo's Fashion Show, che non ha nulla a che vedere col manga di JoJo. Questo nome è infatti quello della stilista protagonista, che riceverà di livello in livello incarichi di preparare delle sfilate con indicazioni precise sullo stile più adatto alla platea alla quale la sfilata si rivolgerà. Ci saranno sullo schermo 3 modelle da vestire, ognuna delle quali con in alto l'indicazione di stile, mentre in basso ci saranno gli indumenti da poter usare. Più le indicazioni verranno rispettate, più la sfilata avrà successo e più alto sarà il punteggio conseguito. Il concept è semplice, fantasioso e divertente, e JoJo diventerà presto una serie.
Ebbene sì, un altro puzzle game, un'altra professione insolita per i videogiochi ed un altro tentativo di pescare un pubblico diverso. Babysitting Mania ci chiede di fare la babysitter in case veramente lussuose, con stanze enormi, spazi immensi e soprattutto proprietari e figli estremamente disordinati. Tanto c'è la tata che mette a posto. E infatti questo è il compito del giocatore in questo puzzle game, in cui la babysitter deve girare per le stanze e sistemare tutto ciò che è fuori posto, e solo una volta dopo aver completato questo lavoro, oltre a cucinare e cibare i piccoli, potrà prenderli e metterli a nanna. Ah, e ovviamente c'è un tempo limite, perché ad una certa ora i proprietari di casa rientreranno e vorranno trovare tutto in ordine. E o non è uno scandalo che il PC Gaming si sia ridotto a questo? Ovviamente no. E molti giocatori e giocatrici di Babysitting Mania lo ricordano come divertente. Mentre oggi ci siamo fin troppo abituati ai giochi di ruolo realizzati in RPG Maker, nel 2008 venivano ancora guardati con un certo riguardo. Alcuni anni prima, la Amaranth Games realizzò Aveyond. Riscuotendo un rispettabile successo, e l'arrivo di Aveyond 2, il pubblico rispose con entusiasmo. Volendolo descrivere a grandi linee, non si cascherebbe lontano dal classico scenario da JRPG, anche se questo è occidentale. Il mondo è in pericolo, ma uno sparuto gruppo di eroi avrà la sua occasione per salvarlo combattendo, esplorando e lanciando incantesimi a destra e a manca. Aveyond 2 voleva soprattutto essere un massiccio more of the same, e così è stato con le sue 40-50 ore di gameplay per portare a termine il gioco. Non ci sono grosse novità in termini di game design, ma c'è una buona nuova per l'interfaccia, che adesso supporta il mouse. Parliamo di The Sims. Evidentemente in Electronic Arts stavano davvero provando a capire come mungere nelle maniere più improbabili il loro bestseller. Ma l'operazione The Sims Carnival a Snap City non è andata benissimo. The Sims Carnival in generale era un side project abbastanza confuso, dato che prevedeva una parte online durata pochissimo e giochi single player come questo chiusi dopo due tentativi. In ogni caso, in Snap City siamo più dalle parti di Sim City, dato che l'obiettivo del giocatore è quello di costruire una città con pezzi in caduta dall'alto in stile Tetris, ma con la tipica isometria dei Sims, e qualche appunto dai recenti Sim City. In base al colore dei pezzi in caduta, potremo definire aree residenziali, commerciali e industriali, e se le sistemeremo per bene vedremo proliferare la nostra città. Chi l'ha giocato non lo ha ritenuto cattivo, ma solo poco stimolante a lungo andare. Nel 2005, in Russia, uscì nelle sale The Ninth Company, un film di guerra di grande successo sul territorio nazionale e con un riscontro rispettabile anche all'estero. La popolarità della pellicola portò la Novi Disc a realizzarne un tie-in e la formula scelta fu quella dell'RTS, genere molto amato dai giocatori PC, anche se non più nella sua fase di maggiore popolarità. Il titolo completo del gioco è The Ninth Company, Roots of Terror, ed una delle caratteristiche più insolite è nel controllo dell'armata sovietica durante la drammatica invasione dell'Afghanistan. Per un team abbastanza piccolo, realizzare un buon RTS non sarebbe stato semplice ed i risultati sono stati altalenanti. Il gioco mostra evidenti limiti di budget e esperienza che si traducono in animazioni molto limitate e moltissimi bug che non sono neppure stati corretti negli anni successivi. Di fondo però rimane un gioco con qualche buono spunto in termini di varietà tattica e mission design, con una campagna breve ma godibile. Probabilmente ricorderete come tra fine anni 90 e inizio anni 2000 vi sia stata una corsa ai classici della Golden Age della sala giochi, cercando di riprendere i nomi e rinnovare il concept di gioco, pensando di poterlo migliorare per poi scoprire che il segreto del divertimento era spesso nella semplicità. In questo 2007 la consapevolezza era già diversa, e lo dimostra anche una piccola serie come quella di Super Granny, dalla quale deriva Super Granny 4. Chi frequentava le sale giochi nei primi anni 80...
o aveva un computer, avrà immediatamente colto l'ispirazione. Decisamente Lode Runner e l'ancor più antico e seminale Space Panic. Quindi il gameplay consiste in livelli in cui vi sono piattaforme e scale per raggiungerle, spesso pullulanti di nemici da eliminare. Per eliminarli avremo a disposizione un badile con cui scavare delle buche nelle piattaforme per farli finire dentro. Super Granny 4 aggiunge alla formula tanti livelli con obiettivi diversificati, una grafica simpatica soprattutto nella nonnina protagonista ed un approccio più rilassato in generale. Se la serie è arrivata a contare ben 7 uscite, vuol dire che ha riscosso buoni consensi. A partire dal 2007, Maxis ha provato a ravvivare l'interesse verso il suo campione di vendite The Sims 2 con degli spin-off chiamati The Sims Stories, che immaginavano degli scenari diversi dal solito e con obiettivi più specifici. The Sims Stories, Castaway, chiude la trilogia di Stories con un'idea oggettivamente simpatica, come quella del naufragio sull'isola sperduta. Le cose da fare in una situazione del genere saranno diverse da quelle di una comune situazione casalinga, e così i lavori in cui specializzarsi cambiano in raccoglitori, cacciatori, costruttori. I soldi spariscono e diventano risorse, e bisognerà anche fare attenzione ai pericoli del classico immaginario delle isole sperdute. Castaway era già uscito per console da qualche mese, ed il tempo trascorso ha consentito a Maxis di sistemare il game design per ottenere un prodotto migliore. Castaway è stato il titolo più apprezzato delle Stories, nonché l'unico che è davvero riuscito a differenziarsi a sufficienza dall'esperienza originale. Pacific Storm fu un buon successo per il publisher russo Buka e per lo sviluppatore Lesta Games, ma considerando che il suo lancio fu nel 2005, cominciava a dare segni di invecchiamento. Pacific Storm Allies era un tentativo di dargli una rinfrescata con una serie di miglioramenti di intelligenza artificiale, eliminando i bug, aumentando le unità, ma soprattutto inserendo una nuova campagna con la possibilità di controllare gli inglesi per ore ulteriori di intrattenimento. Interessante anche la suddivisione delle unità in varie parti che possono essere danneggiate separatamente, con conseguenze sulle loro capacità. Il resto rimaneva come nel Pacific Storm che i giocatori già conoscevano, uno strategico in tempo reale, dignitoso ma tutt'altro che perfetto, che era in grado comunque di una buona resa dei conflitti nell'oceano. Il know-how acquisito con i Pacific Storm tornerà utile per Lesta Games quando preparerà World of Warships, che sarà un free-to-play di grande successo. C'è un secondo gioco questo mese dedicato alla professione del veterinario, ed è Pet Vet 3D, Animal Hospital Down Under, che è il terzo episodio di questa serie realizzata da Brain Game Publishing. La formula viene espansa rispetto al passato, proponendo un secondo personaggio giocabile e bisognerà gestire sia una clinica classica che un ospedale acquatico. Un altro elemento fortemente caratterizzante del gioco è nel luogo rappresentato, l'Australia, con la sua varietà di animali tipici, per cui, per la prima volta, sarà necessario curare canguri, koala ed altri. Come prevedibile, il gameplay non offre chissà quale profondità e si configura nella maniera di un prodotto indirizzato ai ragazzi, che comunque porta con sé un certo valore educativo. Exactly what you mean. Al momento si chiama semplicemente Sam & Max Season 2, più avanti questa stagione verrà invece rinominata in Sam & Max Beyond Time and Space e racconta ovviamente le avventure del simpatico duo che abbiamo imparato a conoscere nelle avventure grafiche sin dai tempi di LucasArts e che in questo periodo viene coccolato dalle abili mani di una Telltale ancora molto legata alla struttura da classica punta e clicca. Questo mese viene pubblicato il secondo episodio della stagione, intitolato Sam & Max Why Better Blues, che si sposta sull'isola di Pasqua, dove ci sono le famose teste di pietra che parlano e devono essere salvate per salvare non solo esse, ma il mondo intero. Perfettamente sulla scia della precedente stagione, anche questa nuova riesce bene a tenere alta la qualità, anche se qualcuno indica questo episodio come piacevole e divertente, ma il meno riuscito fino a questo momento, principalmente per una difficoltà più bassa e per una durata ridotta oltre ad un finale un po' scombinato. In un mese veramente avaro per il mercato PC, è probabilmente l'uscita di maggiore rilievo. Beh amici, com'è stata questa puntata?
forse con meno titoli di spessore rispetto a quello che siete abituati a vedere in questa rubrica. Non so quanti di questi titoli abbiate giocato, se lo avete fatto fatemelo sapere nei commenti, io non ho giocato a nessuno di essi, neanche Sam & Max, in tutta sincerità, e non credo che ve ne siano di troppo buoni qui dentro. Forse alcuni invecchiati meglio sono proprio alcuni casual game, chi lo sa. Ma lo scopriremo con le live, che troverete anche registrate se vedrete questo video fra decenni, dovreste comunque trovarle su YouTube. Ma se volete, io sono comunque attivo la domenica sera di solito su Twitch e YouTube con delle live in cui provo i giochi che abbiamo visto in queste puntate. Quindi chissà cosa ci aspetterà, cosa mi aspetterà. Nel frattempo vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto, per aver guardato questo video, e vi rimando alla prossima puntata.